dal centro direzionale a Capo di Chino. Altri 3 anni e si chiuderà l'anello della metropolitana di Napoli che finalmente collegherà la città all'aeroporto. Sabato scorso è stato inaugurato il cantiere della linea 1 al centro direzionale. Fra i grattacieli progettati da Kenzo Tange sono previste 2 fermate, centro direzionale appunto e tribunale. E proprio qui sotto si sta lavorando per completare le gallerie di una stazione che consentirà nel 2018 di raggiungere gli uffici ed il tribunale, con una stazione ad archi realizzata nel piazzale davanti alla chiesa. Il tutto rientra in un accordo di programma già firmato e le risorse ammontano a 300 milioni di fondi strutturali della Regione, 200 da un mutuo del Comune di Napoli e 115 del CIPE. La tratta si completerà con le fermate di Poggio Reale e Santa Maria del Pianto, stazioni standard che non faranno parte del progetto delle stazioni d'arte, sia per velocizzare i lavori, sia per risparmiare circa 50 milioni da investire nelle altre tratte. Un'opera essenziale cui dovrà essere poi collegata la navetta che porterà i passeggeri dalla stazione del metro all'aeroporto, che non ha voluto la stazione al suo interno. Sarà quindi costruita a qualche centinaio di metri per poi accedere allo scalo con trasporto su gomma, anche se si sta progettando un modello più moderno di monorotaia che renderebbe il percorso molto più agevole. Importante qui perché nel cuore del centro direzionale, quindi ci può stare anche una ripresa, una rivitalizzazione del centro vicino al tribunale, vicino a tanti uffici pubblici e abitazioni, l'aggancio con la circumvesuviana e con i parcheggi, quindi uno snodo significativo, lavoro, Napoli che si muove, che ottiene finanziamenti, che è credibile e soprattutto che comincia ad aprire sempre più stazioni della metro. Vorrei approfittare l'occasione per ricordare che a fine anno aprirà la stazione di Municipio, linea 1.